Di nuovo arancioni dopo nemmeno una settimana di zona gialla. Ora è ufficiale, le Marche resteranno gialle fino alla mezzanotte di sabato e da domenica torneranno ad essere zona arancione. Per almeno 2 settimane, ma la terza potrebbe essere già messa in preventivo. E quanto ha comunicato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, poco dopo le 13 attraverso i propri canali social, anticipando di qualche ora il DPCM. Una comunicazione a sua volta recapitata da Acquaroli da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Il governo non vuole rischiare una terza ondata e poco importa se nelle Marche si sia registrato un abbassamento dell'onda di contagi e se l'indice RT è inferiore a 1, attestandosi a 0,97. Questo a quanto pare non basta più. Sono cambiati i parametri, aveva detto ieri con amarezza e disappunto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, constatando il cambio di carta in tavola del governo, che ai contagi ha aggiunto i fattori di rischio come discriminante al cambio di colori. Fattori di rischio come la pressione sugli ospedali e il potenziale esplosivo dei focolai. Che cosa significa tornare arancioni? Innanzitutto c'è un'immediata stretta negli spostamenti fra comuni, che vengono nuovamente vietati salvo motivi di lavoro, salute o necessità comprovate. Un limite con deroga ai comuni sotto i 5.000 abitanti che possono spostarsi in un raggio di 30 km, ma non per accedere al capoluogo di provincia. Gli spostamenti fra regioni restano vietati almeno fino al 15 febbraio. Restano consentite le visite a parenti e amici per un massimo di 2 persone alla volta. Richiudono bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie, di nuovo limitate ai soli servizi da asporto e consegna a domicilio. I negozi restano aperti, mentre i centri commerciali tornano a chiudere nel weekend, ad eccezione dei servizi essenziali come alimentari e farmacie. Restano aperti parrucchieri e centri estetici. Continuano a restare chiuse palestre e piscine, oltre agli impianti da sci del nostro entroterra. I musei, invece, riapriranno solo in zona gialla.